Amici e amiche carissime, Ave Maria a tutti, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi La Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Questa è la puntata numero 47. Siamo nella sezione dedicata ai bellissimi titoli mariani più belli nei nostri confronti, diciamo, quelli che mostrano quanto l'agire della Madonna nei nostri confronti sia veramente, oltre che benevolo, benefico. Quindi lei vuole il bene e fa il bene. Abbiamo già visto, tra gli altri, la Madre di Misericordia, abbiamo visto la Madre del Buon Consiglio. Oggi vedremo sicuramente la salute degli infermi, che è una sezione molto breve. La madre degli orfani, che è un'altra sezione molto breve, forse riusciamo a chiudere anche con la consolatrice degli afflitti, che è un'altra sezione molto breve. Dopo si apre un altro capitolo, appunto quello di Maria Regina della Chiesa, che è molto ampio, che forse quindi è bene lasciare per la puntata seguente, dopo la pausa. Adesso ci sarà un pochino di pausa, darò comunicazione anche nei prossimi giorni, insomma, sui social. Adesso con la seconda metà di agosto facciamo un piccolo stop per poi riprendere primi di settembre. Allora, la salute degli infermi. Nell'opera la Vergine viene chiamata salutare cura degli infermi. Nella narrazione di un toccante episodio del secondo anno della vita pubblica di Gesù, l'Evangelo 208, paragrafi 7, dal 7 all'11, leggiamo che Maria Santissima, arrivando a Betsur con Gesù e alcuni apostoli, chiede di una certa Elisa, conosciuta perché sua compagna nel tempio, e apprende che la donna, già vedova, si è chiusa in uno stato di prostrazione estrema a seguito della morte dei due suoi giovani figli. Perciò vuole affrettarsi a fare le visite insieme con Gesù, il quale riesce a risollevare la donna, e nell'accomiatarsi da lei per raggiungere gli apostoli, decide di lasciarle per qualche tempo la madre per suo conforto. Dopo alcuni giorni Maria Santissima raggiunge il figlio a Keriot, nella casa di Giuda. Ecco figlio il saluto di Elisa, dice Maria, e dà un piccolo rotolo a Gesù, che lo apre e legge dicendo poi: lo sapevo, ne ero certo. Grazie, mamma, per me e per Elisa. Tu sei veramente la salute degli infermi. Lo stesso Giuda Iscariota, durante una grave malattia, ebbe a sperimentare le affettuose materne cure di Maria. Disse infatti a Gesù che egli, Giuda, non aveva desiderato sua madre neppure nelle ore peggiori della malattia, perché, diceva, tua madre fu una vera madre per me, soave e amorosa, e non lo dimenticherò mai. In questi due episodi vediamo molto semplicemente la bellezza di questi episodi. Vediamo molto semplicemente, chiudo la frase, ogni tanto ho questo difetto, insomma, che inizio una frase e non la chiudo. Vediamo molto semplicemente Maria chinarsi, ecco, su delle miserie, infermità molto comuni della nostra vita umana. Ecco, una donna che va, diciamo così, un po' fuori di testa, in uno stato che oggi probabilmente chiameremo estrema depressione, comprensibile per la perdita di due figli, e una malattia di Giuda, insomma, un apostolo traditore, una malattia grave, una malattia evidentemente comune, ecco, non mortale, ecco. E la bontà e la dilezione, come dire, l'operosità percepibile, ecco, pietosa, che Maria esercita in questi confronti, nei confronti di queste situazioni. Io quando rileggo questi episodi penso sempre, credo che queste conversazioni fraterne che facciamo siano ascoltate, dato la specificità del tema, insomma, non soltanto da chi è appassionato di Maria Valtorta, che è uno strumento come tutti quanti gli strumenti dell'Altissimo, ma soprattutto a chi è devoto da chi è devoto e amante della Madonna, no? E quando vediamo queste cose, è chiaro che in tutti noi deve nascere almeno il desiderio
di assomigliare un pochino a Maria Santissima. Cioè, nell'Inno alla Carità, San Paolo dice che la carità è paziente, ma è anche è benigna, è benevola. Benigna vuol dire che fa il bene con ardore, quindi con quell'amore percepibile. E i discepoli di Gesù, i devoti di Maria, sono degli operatori instancabili di bene. È un punto molto importante questo, almeno lo dico, insomma, anche alla luce della mia esperienza vissuta personale nel corso degli anni, no? Noi molte volte è vero, questo l'ha detto anche tante volte il Papa per la verità, che ci accontentiamo di non fare il male, per carità. Ammesso che sia vero, perché poi insomma delle volte siamo molto indulgenti con noi stessi, un po' meno nei confronti del prossimo, non fare il male per carità è già qualcosa, ma è ancora un po' poco. C'è tanto bene da fare, quindi c'è l'andare verso, è quello che è espresso un pochino dalla parabola del buon samaritano, è quell'uscire da noi stessi appunto per andare incontro agli altri. Per chinarsi sulle situazioni prima che ci venga una richiesta di aiuto, per intercettare un bisogno prima ancora che ci venga chiesto e operare in questo senso. A volte magari probabilmente è una cosa che nemmeno ci sarebbe stata chiesta, però ricevere quella cosa positiva è una cosa bella. Allora, qui abbiamo tornato il campo, no, delle opere di misericordia, per esempio, spirituale e corporale. Mano a mano, diciamo così, che si raffina un pochettino la nostra vita, la nostra coscienza, diciamo un po' che dovrebbe nascere quasi spontaneo, no? Quindi questo fervore appunto nell'operare il bene, questo non sentirci mai appagati, mai contenti, anche perché l'operare il bene porta con sé una gioia intrinseca, perché fare il bene produce dentro di noi il benessere. Tutti quanti cercano il benessere, ma il benessere, quindi cioè lo stare bene, deriva dal ben fare. C'era un vecchio proverbio, una massima antica, verissima, no? Che diceva che agitur sequitur esse, cioè dimmi quello che fai e ti dirò chi sei. Verissimo questo qui. Però noi dobbiamo anche ricordare che quello che facciamo plasma il nostro interiore, cioè io mi trasformo piano piano a seconda delle cose che faccio. Se io moltiplico le opere di bene e di misericordia, diventerò buono e misericordioso. Se io sono completamente inattivo su questi campi, buono e misericordioso, se non ci sono, non ci divento. O se anche lo fossi, non eserciterei come devo questa bontà e questa misericordia. Allora, i discepoli di Maria, gli amici di Maria, i devoti di Maria, gli schiavi ancora di più di Maria, per chi ci tiene a questo titolo, imparano da lei ad essere ferventi e fervorosi nel bene operoso, nell'operosità, nel bene percepibile. Perché se c'è una cosa che possiamo fare sempre e dovunque, con chiunque, pure con gli atei, pure con i miscredenti, pure con chi è di un'altra religione, pure con chi non è agnostico, è scettico, quello che vogliamo, è amarlo. E attenzione, nell'amare c'è sempre, quando tu ami qualcuno, ecco perché la Madonna lo fa sempre, far percepire a qualcuno l'amore è farlo entrare in contatto con Dio. Ascoltavo oggi, vi prego di ascoltarla, mi permettete di fare questa pubblicità, una bellissima omelia di uno straordinario sacerdote, la mia stima nei suoi confronti è immensa, che è Don Pablo Martin, che qualche giorno fa ha fatto una bellissima omelia il 7 di agosto, accennando anche a queste rivelazioni di questa santa mistica, dove Dio Padre avrebbe chiesto di istituire una festa in suo onore, dove si celebri il Padre buono, il Padre misericordioso. E nel commentare questo evento, insomma, in maniera molto molto tranquilla, poi certamente
come tutte le cose, se Dio lo vorrà, come fece con Santa Faustina con la festa della Divina Misericordia, questo verrà il giorno in cui nascerà un bravo pontefice che istituirà questa festa del Padre, no? Quindi sicuramente, insomma, se questa è volontà di Dio, così sarà. Però, giustamente, dico questo perché la Madonna ha i tratti di Dio Padre misericordioso, comunque è come se ce l'ha. E per far comprendere bene, perché a volte noi abbiamo un'idea distorta anche di Dio, no? Specialmente poi di Dio Padre, insomma, che sembra che si nomina Dio Padre soltanto quando si parla, come dire, di qualche cosa che accenni alla giustizia divina o alla severità divina, no? Abbiamo un po' l'immagine che Gesù, il Figlio, è buono, misericordioso, ha sofferto per noi, invece il Padre, cioè, quindi è molto più severo, è molto più esigente, insomma, no? E se non ci fosse il Figlio che intercede per noi, chi lo sa che fine faremmo, no? Oddio, è evidente che qualcosa di vero, molto sfrondato, c'è in questa ricostruzione, no? Ma il Padre, anzitutto, il Padre buono, il Padre misericordioso, cioè un Padre buonissimo. E appunto per spiegare questo fatto ci citava un passo Don Pablo Martin, credo che sia il maggiore esperto vivente nel mondo, ecco, degli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, un passo del volume 35, da cui tra l'altro una mia amica Deborah Vezzani ha tratto un canto, che è proprio quel brano che citava, che si chiama Bambino mio, che è veramente be bellissimo quel brano, cioè dice: guarda che Dio è un padre che ti circonda in continuazione con il suo amore, tu non te ne accorgi. Ma tu cammini e lui ti sta amando, ti dà un sacco di baci nascosti, è presente nell'aria che respiri, col suo amore, nell'acqua che bevi. Quando giochi, lui gioca con te. Veramente, se uno legge quel brano e lo prende sul serio, deve farsi qualche domanda e deve chiedersi: ma io quando penso a Dio, adesso ci sono aperte tutte le catechesi, le cose, quando io penso a Dio, lo penso così? Che idea ci abbiamo noi di Dio? Per esempio, la Madonna, cioè vedere le opere della Madonna, vedere la vita della Madonna, così come crediamo, io ci credo personalmente, quindi fermo restando, per carità, non voglio sostituirmi al giudizio di nessuno, si tratta evidentemente di fede umana, perché qui siamo dinanzi ad una rivelazione privata, di una persona che non è ancora canonizzata, è tutto quello che vogliamo, no? Però, contemplare queste cose significa fondamentalmente vedere come Maria ha vissuto la sua pienezza di grazia, perché lei era piena di grazia. Quindi sicuramente quello che questa donna faceva decodifica assolutamente la volontà di Dio, lo stile di Dio, i modi di Dio. Questo è sicuro, questo qui. Maria Valtorta, non Maria Valtorta, questo è sicuro, questo qua, d'accordo? Maria Valtorta e l'opera che ha fatto il padre Roschini ci danno la possibilità di vederlo vivo in qualche tratto, in qualche particolare. Ma questo, anche se non ci fossero questi scritti, se ce lo dovessimo immaginare com'era la vita della Madonna, questa è, d'accordo? Non c'è nessun dubbio. Ecco, quindi queste delicatezze, no? Non è perdere tempo andare a trovare una persona depressa, fargli qualche gentilezza, se è in grado di riconoscerla, di accoglierla, fargli percepire che tu l'hai pensata, insomma, che c'hai, tra virgolette, perso un po' di tempo con lei, non perso, uso perso nel senso che si usa nel linguaggio comune, no? Santamente impiegato un po' di tempo con lei. O una persona che sta male, la vai a trovare, ma gli fai una telefonata, no? È un piccolo gesto, oppure se non te la manco di fare una telefonata, gli scrivi un messaggio, no? Cioè, io penso che specialmente in questo tempo noi dobbiamo esercitarci molto io la chiamo la grammatica dell'amore, e bandire, mio modestissimo sempre parere, ma proprio bandire, proprio espungere, cancellare qualunque modalità operativo relazionale che si collochi al di fuori dell'amore. Io dico che le anime che sono e vogliono essere devote della Madonna, se su questo non stanno attente,
come diceva San Paolo, sono come bronzi che risuonano e cembali che tintinnano, quindi sono devoti, come dire, molto molto all'acqua di rose. La Madonna poi per carità ama tutti, è tanto buona, accoglie tutti, accetta tutti, insomma lei rimane quello che è, ma certamente si compiace, si rallegra, quanto ci vede solerti e solleciti nell'imparare appunto da lei, dalle sue discretissime e silenziose prediche, no? Gesù, vedete come si compiace, legge il rotolo, il saluto di Elisa. Che gli avrà scritto lì, se adesso non mi ricordo l'episodio, se uno va a leggere, gli avrà scritto grazie che mi hai lasciato tua madre perché mi ha rimesso al mondo. Questo è Gesù che dice, ne ero certo, grazie mamma, per me e per Elisa, tu sei veramente la salute degli infermi, insomma, no? Ecco, quindi. E questa è una. Passiamo alla seconda, la madre degli orfani. Durante il secondo anno della sua vita pubblica, in occasione di una visita alla mamma nella sua casetta di Nazareth, Gesù condusse presso di lei due pastorelli di Betlemme, orfani. Oh mamma, ho trovato i pastori di Betlemme, ti ho portato due di essi, sono orfani e tu sei la madre di tutti e più degli orfani. E il giorno seguente glieli consegnava dicendo: ecco due figli che cercano una madre, sii la loro gioia, donna. Io vi saluto, esclama Maria. Tu? Levi, tu? Non so, ma per l'età egli mi ha detto: sei certo Giuseppe? Quel nome è dolce e sacro qui dentro. Vieni, venite. Con gioia vi dico: la mia casa vi accoglie e una madre vi abbraccia. I pastori sembrano incantati, tanto sono estatici. Vedete un altro gesto, cioè quando nostro Signore gli metteva davanti e l'ha impiegata, la Madonna, quindi non è che se. Cioè, una possibilità di fare del bene, accogliere gli orfani. Essere orfano è una cosa bruttissima. Proviamo un pochino a immaginare anche, cioè, quello che vorrei trasmettere, quello che vorrei io ben interiorizzare e quindi condividerlo con voi, è questa attenzione che la Madonna vive. Cioè, c'è un abisso tra vivere una vita centrati su noi stessi, e invece una vita estroversa, quindi che non guarda a noi, guarda agli altri. Guarda anzitutto sempre fisso il cielo per capire qual è la volontà di Dio e per vedere dove Dio ci porta, ma poi guarda anche davanti, si guarda intorno. È un passaggio, cioè una tappa a mio avviso molto importante del cammino verso la santità, verso la maturità cristiana. Questo stacco, diciamo così, no? Quindi questa svolta, ecco, questa svolta. Cominciare a guardare oltre, ad accorgersi che c'è qualcuno che c'ha bisogno di noi, che ci aspetta, che è in attesa e che a volte ci vuole veramente poco. Certo, noi purtroppo siamo sempre a pensare, essendo un po' tutti quanti un po' egoisti, a quello che ci andiamo a rimettere, insomma, alla fatica, al tempo che dobbiamo poi impiegare, a volte ai soldi, non parliamo quando ci toccano i soldi, per carità, quindi, ma anche qui vedete la tenerezza, la delicatezza con cui la Madonna li accoglie, con gioia vi dico, la mia casa vi accoglie, una madre vi abbraccia, no? Com'è il nostro parlare, com'è il nostro relazionarci con il prossimo, no? Io penso anche alle esperienze di tante famiglie dove purtroppo l'amore non si sa manco dove sta di casa, anche se la famiglia dovrebbe essere il luogo dell'amore, purtroppo in molte famiglie. Questi non sono figlioli miei cari, perché l'amore non è una cosa che si improvvisa. No. L'amore è una scelta di vita ed è un'arte che piano piano si impara, ma certamente, come in tutte quante le cose, ci può volere del tempo per imparare la difficilissima arte d'amare. Ma ricordiamo una cosa, se tu vuoi imparare qualche cosa, devi averci voglia di imparare. Perché se non c'è voglia, una cosa non te la impari. Dopo che c'hai avuto la voglia, certamente ti ci devi applicare sopra.
Guardate che l'arte di amare è come quando scegli di impararti una lingua. Incontrerai delle difficoltà. Se lo vuoi fermamente, beh, col tempo te la imparerai, ma te la devi studiare, ti devi impegnare. Ecco, così l'arte d'amare è una scelta che poi richiede un lavoro continuo e costante, d'accordo? Perché il Signore ce ne metterà davanti 1 miliardo, no? Pensiamo quanto è bello se uno incontra un poveraccio per strada, no, a parte che io invito, insomma, no, certamente facendo discernimento, no, ma quando per esempio si vede un povero povero, cioè se tu vedi per strada uno che ha una gamba sola, insomma, non credo che la gamba, che l'altra gamba se l'è messa da qualche parte, insomma, perché adesso se ne inventano tutti i colori, no? Allora, oltre, insomma, ai soldi, che insomma in quelle circostanze dagli 20 centesimi o 50 centesimi, cioè se puoi dagli un po' di più, che anche quello lo farà sussultare per un momento, insomma si sentirà importante per qualcuno, no? Ma poi dagli con un sorriso, digli come va, magari digli fanne buon uso, mi raccomando, amico mio, fratello mio, insomma, no? E quel povero disgraziato, che hai fatto? Niente, gli hai fatto sta. Ha vissuto 10 secondi di gioia durante una giornata in mezzo a tante persone che l'avranno mai guardato, che l'avranno, come dire, considerato uno scocciatore o uno che dà fastidio, o che gli avranno sbattuto 10 centesimi tanto per pulirsi la coscienza e per levarselo di torno. E tu invece gli hai dato bene. Certamente secondo le possibilità e anche secondo la proporzione, insomma, dagli 1.000 euro in mano. Un po' troppo, insomma, ecco, però 5 euro, 10 euro non credo che mandi in rovina nessuno, no? Ma siccome uno così è difficile che veda 5 euro e 10 euro tutti quanti insieme, se glieli dai, se lo, te si ricorderà per tutta la vita. Quando tu sarai morto, quello dice, oh, davanti al Signore, guarda che per quello, se lo ricorda tutta la vita, se lo ricorderà. Perché quanta gente avrà fatto una cosa di questo genere a quel povero barbone? Quasi nessuno. L'apostolato dell'amore è una cosa molto importante. Non c'è nessuna controindicazione, nessuna. Ma ha molte buone indicazioni, per noi e per tutti. Quindi penso che sia importante, ecco, prendere esempio. La Madonna non è come quei predicatori, insomma, che, come dire, sono un po' pesantucci, no? La Madonna non è una predicatrice con le parole. La Madonna parla poco e anche quando parla molto, come qualcuno insinua su certe apparizioni, in realtà non parla molto, perché i messaggi che dà sono sempre molto brevi, sono sempre molto essenziali, sono sempre molto, appunto, basati sulle cose davvero importanti, quindi non è una ciarliera assolutamente. La Madonna invece però parla molto con i fatti parla proprio molto. E da questi dobbiamo lasciarci provocare in senso buono, spronare, esortare, plasmare, formare. L'apostolato dell'amore è un'arma infinita. Non c'è nessuna controindicazione e ha la possibilità, non è detto che ci si riesca, cioè, d'altronde, insomma, Dio ama tutti e non è che tutti i cuori si aprono. Gesù, insomma, ha dato una testimonianza d'amore straordinaria e non tutti si convertono. La Madonna anche, e non tutti la ascoltano, la seguono e sono docili a lei, no? Ah, però sicuramente, se non tutti ascoltano chi li ama, sicuramente nessuno ascolta chi non li ama. Quindi anche in vista, come dire, della condivisione della nostra fede, della testimonianza, del coinvolgere altre persone, quindi nel trasmettere la fede anche a chi non ce l'ha o l'ha perduta, con questo non si sbaglia mai. Massimo che succede avrà come unico effetto quello che, ecco, la persona ha avuto quell'esperienza comunque di Dio,
che deriva dall'aver goduto del tuo amore. E niente di più. E pazienza. Ma questo sicuramente male non gli farà. Ancora un altro episodio della madre degli orfani. Commovente l'incontro di Maria con l'orfanello Yabè. Questo Yabè poi sarebbe diventato Marziam. Gli cambiano il nome ed è quello che ha seguito tutto il ciclo di catechesi, la Madonna e gli scritti di Maria Valtorta, che lo ricorderà, che Pietro voleva adottare, che Gesù non voleva darglielo perché era degli affetti, e la Madonna ha interceduto su sollecitazione di Pietro con Gesù, riuscendo poi a far avere il bambino a Pietro, che è impazzito di gioia, no? Commovente l'incontro di Maria con l'orfanello Iabè. Questo era un orfanello, un altro orfanello. Gesù l'aveva preso con sé e lo aveva condotto con sé dal Monte degli Olivi a Betania, tenendolo per mano. Giunto però a Betania, Gesù abbandona la mano del piccolo Iabè e corre a salutare sua madre. Oh, questo è un episodio veramente stupendo. Guardate. Iabè, trovandosi solo, lotta con il pianto, ma infine non ce la fa e scoppia in pianto gemendo: Mamma, mamma, tuo povero ragazzino, orfano, ha visto Gesù che lo lascia e va a salutare la mamma, e lui si sente solo, si sente senza la mamma. Ma prima che fra il suo grande pianto Iabè possa trovare fiato per parlare, è corsa Maria e l'ha presa in braccio dicendo: Sì, figliolino mio, la mamma, non piangere più e scusa se non ti ho visto prima. Ecco, amici, il mio figliolino. Si capisce che Gesù, nel fare pochi metri, deve aver detto: È un orfanello che ho preso con me, e il resto lo ha intuito Maria. Cioè, io dico, ma non so se sono io, no? Chi sta ascoltando una diretta può anche scrivere un commento e dice: Ma no, quello non mi sembra una cosa normalissima, sei tu che la prendi così. Io quando vengo, quando vedo queste cose rimango. Non so neanche io come, rimango dire edificato e dire poco, insomma, no? Cioè, pensiamo, insomma, anche, cioè, la gioia della Madonna nel rincontrare Gesù, cioè, noi non ce la possiamo immaginare, ma per loro, insomma, stare separati l'uno dall'altro l'hanno fatto per amore nostro, ma è stato un calvario peggio del calvario reale che hanno vissuto il Venerdì Santo, stare l'uno senza l'altro, quindi si rivedono un attimo. Quindi non è che Gesù ha lasciato l'orfanello neanche lui per andare dalla madre, ma per avvertirla: Guarda che questo è un orfanello che ho preso con me. E la Madonna si fionda proprio, d'accordo? Quindi, come dire, reprime la gioia immensa dell'innamorata che rivede il suo Gesù, e capisce che quel bambino c'ha bisogno di lei e rinuncia anche a godere di Gesù per andare dal bambino subito. Addirittura dice: Scusa, scusa, scusa se non mi sono accorto prima. Eccomi, eccomi. A farle fare l'esperienza di quella mamma che sto povero bambino non ce l'aveva più. Attenzione che l'episodio non è finito, perché poi c'è il resto. Il bambino piange ancora, ma meno desolatamente. E posto che Maria lo tiene in braccio e lo bacia, beato lui, insomma, no? Beato sto bambino. Finisce col sorridere, col visetto ancora lavato di pianto. Vieni, gli dice Maria, che ti asciugo tutte queste lacrime. Non devi piangere più. Dammi un bacio. Madonna. Che capite la delicatezza? Gliene ha dati tanti di baci, ma lei lo chiede al bambino. Perché i bambini sono felicissimi di dare un bacio alla mamma. Iabè non chiedeva che quello, e dopo tante carezze di uomini barbuti, si crogiola tutto nel baciare la guancia liscia di Maria. A me mi scappa un'altra volta, beato lui, insomma, perché certamente ha sofferto tanto per essere stato orfano, insomma, stare in braccio alla Madonna, le lacrime asciugate della Madonna, i baci della Madonna, è la Madonna che ti chiede un bacio, insomma. Mi si passi, insomma, questa battuta, no? Però vedete, cioè, sono veramente perle straordinarie, no? Quindi immaginiamo se gli uomini fossero tutti come la Madonna, veramente qui non è che vivremmo l'Eden, d'accordo? Ma di più, vivremmo già il paradiso celeste qua, neanche il paradiso terrestre, insomma, no? Cioè,
Chi è che non vorrebbe avere queste cose? Ma queste cose la Madonna ce l'ha per tutti. Quindi a me fanno tanto pena, vi confesso, insomma, le persone che bestemmiano. Sono poveretti, insomma, che non sanno quello che dicono. Non sanno, poveretti, che stanno prestando la bocca a Satana in persona. Io ho sentito, ho letto, perché arrivano, insomma, in giro bestemmie orribili nei confronti della Madonna, proprio che ti fanno veramente raccapricciare. E ti viene da dire, poveretti, veramente non sanno quello che dicono, non sanno quello che fanno, no? E come si fa a ingiuriare una persona che fa le cose che stiamo sentendo dire? E non le fa soltanto ai tempi in cui è vissuta, le fa anche oggi, le fa anche adesso. Chi si rivolge alla Madonna troverà da lei solo che questo: bontà, amore, comprensione, misericordia, aiuto, sostegno, tutte le grazie possibili e immaginabili. La Madonna te le ottiene tutte. Quelle che non ti ottiene sono quelle che, anche se a te sembrerebbero buone, ti farebbero più male che bene, ma il resto te le ottiene tutte. D'accordo? Cioè, nessuno potrebbe desiderare una cosa più bella, eppure alcuni folli col cervello l'ho lavato da Satana osano ingiuriarla, no? Non sapendo, insomma, che si autocondannano all'inferno, perché solo il fatto stesso di bestemmiare il nome di Maria è vivere l'inferno. Ecco, ed è una delle poche cose che fa diventare, questa sì, un po' severo nostro Signore, perché se offendi lui, certamente è una cosa gravissima, ma lui è maggiormente disposto a perdonarlo. Se tocchi questa creatura, un po' di meno, a quanto insegnano i santi. E io sinceramente nel cuore mi sento di dare l'assenso a questa affermazione. In seguito il bambino viene chiamato da Maria Marghiam, contratto poi in Marziam, un nome d'amore e di salvezza che significa la piccola stilla nel mare dei salvati di Gesù. Verrà poi affidato, questo l'ho già accennato, dietro l'intercessione di Maria, a Pietro e alla moglie di lui, Porfiria o Porfirea, sinceramente io non so come si pronuncia sto nome, quindi Porfiria o Porfirea, boh, non lo so. Si chiamava così comunque la moglie di Pietro, in base a quanto leggiamo nell'opera. E ne verrà fuori un fervente discepolo e prediletto del Vangelo di Gesù. Ecco, la consolatrice degli afflitti. Ecco, qui, quest'ultimo brano di questa sera, finiamo alla grande stasera, si apre con queste parole. Ecco un altro proprio, parole che sono il riflesso terzo, purissimo, di quello che è il cuore di questa donna unica al secolo, Maria di Nazareth, d'accordo? Dice: io, dice Maria, non posso vedere soffrire nessuno. Ripeto, io non posso vedere soffrire nessuno. Bisognerebbe fare adesso 5 minuti di silenzio e interiorizzare questa cosa. È una cosa meravigliosa. Non poteva, prosegue il testo, neppure vedere uccidere un agnellino, perché pensava allo strazio che ne provava la madre e dichiarava di avere strazio per una madre straziata. Proviamo a pensare che c'era in quel cuore, d'accordo? Ma allora le aveva risposto un pastore, al quale lei aveva detto che non avrebbe mai voluto che fosse ucciso un agnellino: non ci sarebbe più posto per noi sulla terra se vivessero tutti gli agnellini, dice sto pastore. Lo so, ha risposto la Madonna, ma io penso al loro dolore, a quello delle pecore madri. Piangono tanto quando si levano loro i figli, sembrano proprio madri come noi. Quello delle madri è un dolore diverso da ogni altro, perché a noi si lacerano non solo cuore e cervello per la percossa della morte di un figlio, ma fino alle viscere stesse.
Noi madri rimaniamo unite col figlio, sempre, ed è lacerarci tutte e levarcelo. Qui, se mi posso permettere, insomma, è una cosa un po' personale, ma mi fa piacere ricordarla. La Madonna qui cioè, dice una cosa che tante volte mi avrebbe detto mia madre, che mi diceva sempre che per una nessun essere umano può capire quello che un figlio è per una madre, che è una parte di sé. E se il figlio in qualche modo si allontana, per quanto possano essere nobili le motivazioni dell'allontanamento, il dolore è qualcosa di immenso per una madre. La tenerissima Maria ha vissuto questa cosa. E non posso vedere soffrire nessuno, quindi non soltanto tra gli esseri umani, ma tra gli animali. Tanto per fare un tema di attualità, che adesso non è stato, succedono quelle barbarità di chi abbandona gli animali. Ora, per carità, quando di questi tempi si parla di queste cose, bisogna sempre, dal momento che siamo in brutti tempi, evidentemente fare un piccolo cenno che sulla gerarchia, insomma, delle cose. Adesso hanno appena provato, a quanto ho letto, insomma, che si può abortire in maniera, come dire, assolutamente libera e disinvolta con le pillole del giorno dopo fino al giorno prima che partorisci, insomma, qualcosa del genere. Non ho seguito tanto, ma mi basta quel poco che ho saputo, no? Certo, se uno che approva una cosa del genere si strappa le vesti perché viene liberato un cane in mezzo alla strada, capiamo che c'è un disordine, insomma, no? Non è bene liberare il cane, abbandonare un cane, ma è molto peggio ammazzare un bambino, insomma, no? Quindi questi distinguo dobbiamo farli per questo nostro tempo, insomma, perché si vedono delle volte, insomma, campagne di animalisti che sono animalisti e poi sono anche abortisti, insomma, quindi non vanno molto d'accordo queste due cose, insomma, quindi preservare e tutelare le specie degli animali e non farle soffrire inutilmente è nobile sentimento, ma evidentemente è un sentimento meno nobile. O meglio, dovrebbe essere la logica conseguenza del fatto che la prima tutela me la prendo per gli individui della specie umana. Ecco, d'accordo. Non perché siano più amabili, a volte non sono più amabili degli animali, perché gli animali sono, specialmente quelli domestici, sono più buoni, ma perché sono, come dire, più nobili, perché hanno l'anima spirituale. Subito dopo i presenti assistono ad una scena drammatica e angosciosa. Dalla via polverosa viene una piccola scorta di armati, sei uomini uniti a persone vocianti. I pastori guardano e parlano sottovoce fra di loro, poi guardano Maria e Gesù. Quegli uomini armati vanno a strappare un figlio a una madre per giustiziarlo, perché è giudicato colpevole di un omicidio. Ma la ricostruzione del fatto criminoso che i pastori fanno a Gesù, che ha dovuto spronarli a parlarne, mette in evidenza bassi interessi e false testimonianze. E quindi che il giovane accusato è vittima innocente. Allora Gesù, accompagnato dalla madre, si dirige verso il paese e affronta il corteo che sta tornando con il giovane che si proclama innocente, seguito dalla madre implorante pietà con grida strazianti. Imponendosi con autorità, Gesù smaschera i calunniatori, riducendoli colpiti dalla lebbra. La povera madre, che era svenuta, rinviene guardando il viso amoroso di Maria, consolatrice degli afflitti. La trattazione sotto vari titoli sull'universale maternità di Maria, che era questa sezione, può essere conclusa esclamando con Gesù, primogenito fra molti fratelli: come sei madre, come sei la madre. Ecco, questo è un altro episodio altamente edificante. È un episodio in cui si vede anche come ogni tanto Nostro Signore, durante la messa di oggi, nella prima lettura, insomma, c'era un brano abbastanza forte, violento, insomma, che parlava di queste cose. Ogni tanto Nostro Signore un po' di giustizia la fa.
perché quando la misura raggiunge il culmine, questo poi lo stabilisce lui, insomma, quando accadono queste cose, Dio dice adesso basta. Ogni tanto lo fa. In questo caso lo ha fatto, perché quando, dove, come, perché lo fa, queste sono cose su cui noi non possiamo entrare. È sempre meglio e prudente astenerci dal giudicare quello che Dio fa, quello che Dio dispone e quello che Dio decide. Però ogni tanto lo fa. Che in ogni caso rimane la pietà, ecco, della Madonna, che si avvicina a questa povera donna disperata, insomma, per l'ingiustizia che stava subendo il figlio, svenuta dal dolore, che quando rinviene vede davanti a sé lo sguardo amoroso di Maria. Ecco, giustamente il padre Roschini dice: concludiamo questa sessione dedicata alla maternità universale di Maria, come Maria è madre di tutti noi, con tutti quanti questi attributi meravigliosi, dicendo con Gesù: come sei madre, come sei la madre, no? Chi non vorrebbe avere a sé, vicino a sé, una presenza di questo genere, insomma. Ecco, è qualcosa di mirabile e di meraviglioso. Quindi lui certamente la chiude così, ecco, per noi potremmo concludere come è bello conoscere questo volto di Maria, ecco, e come è bello farci, come dire, coinvolgere e avvolgere dal suo mistero e dal suo universo di amore. Ecco. Credo che ho dato come titolo a qualche catechesi o omelia o meditazione non molto antica, forse era una meditazione del Libro di Cielo, la scelta irreversibile dell'amore. Io credo che sia molto importante non farla correggere, cioè pensarci bene, fare la scelta irreversibile dell'amore vuol dire che certi stili, certi modi, certe forme bisogna accantonarle. Altri la vogliono praticare, diciamo così, perché non è sempre illecito farlo, attenzione. È lecito farlo in certe circostanze, ma potrebbe non essere compatibile con lo stile dell'amore. Allora, se si sceglie quello stile poi va seguito e perseguito, senza tornare indietro, senza tentennamenti. Io, ecco, non ci sentiremo per un pochino di tempo, no? Davvero, invito magari anche nei momenti di, spero per molti, di quiete, di calma, di relax, ecco, che dovrebbero caratterizzare i giorni di riposo, ecco, almeno d'estate, insomma, di pensarci un po'. Perché l'amore è Dio. L'amore è la vita di Dio. L'amore. Dio non sa fare altro che questo. E quanto più noi diventeremo amore, quanto più noi diventeremo mariani, quanto più noi diventeremo cristiani, quanto più noi diventeremo figli veri di Dio, quanto più cominceremo a vivere già in questo mondo, per quanto possibile, un piccolo anticipo di paradiso, perché quello che vivremo in paradiso non sarà altro che un oceano, insomma, una pioggia ininterrotta, sempre nuova e sempre più bella, di amore universale. Bene, ci vediamo presto. Certamente torneremo con queste catechesi alla ripresa dopo agosto. Mi permetto di dire, anche se per chi ascoltasse in differita o tra molto tempo, questa catechesi è un saluto un po' fuori luogo, però chi sta ascoltandola diretto ascolterà queste cose nei prossimi giorni. Anche buon riposo e, per chi può, sane e sante vacanze. A presto, Ave Maria.